Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vengo come sempre con la Bibbia e il giornale. La Bibbia, la parola eterna di Dio, il giornale, la parola degli uomini. E siccome la vita nell'uomo deve essere illuminata dalla parola di Dio e allo specchio della parola di Dio che dobbiamo esaminare la vita degli uomini. L'uomo cammina con Dio, la vita dell'umanità è la vita di Cristo. Ossia, una volta che Cristo è entrato nella storia dell'uomo e cammina con l'uomo, la storia dell'umanità è la storia di Cristo, che cammina con l'uomo, conduce l'umanità verso l'eternità. Ci sono quelli che sono rinati in Cristo, quelli che ancora non sono rinati in Cristo. Ed è qui il grande dramma, che tutti siamo chiamati a rinascere in Cristo, ma non tutti rinasciamo in Cristo per una vita nuova, quella vera, che è quella dell'uomo nuovo, dell'uomo vero, Cristo Gesù. E allora dobbiamo esaminare i comportamenti umani con la parola di Cristo, perché Lui che guida la vita dell'uomo è la luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Ci troviamo di fronte a casi difficili, tante volte, che ci interrogano, ma che devono diventare lo spunto per una riflessione. Ecco, nel giornale di oggi abbiamo, già da diversi giorni se ne parla, la questione dell'intervento o meno sulle due sorelle siamesi. È un fatto conosciuto da tutti, la stampa ne ha parlato, e questa notte c'è stato l'intervento di un'equipe molto numerosa, tre equipe di medici, per operare la separazione delle due gemelle, Marta e Milagros. L'equipe medica ha deciso per il sì. L'intervento, professore Marino, una persona rispettabilissima, si è astenuto per motivi di coscienza, non ha voluto essere da adoperare. Noi vogliamo prendere spunto, vogliamo entrare in merito alla decisione più o meno buona che hanno preso i medici, ma sul motivo di coscienza che ha condotto questo medico a dissentire dai loro colleghi, dai suoi colleghi, e che ha declinato ogni responsabilità perché secondo coscienza non era lecito intervenire. Quali sono i motivi di coscienza? Oggi non ci sono i motivi di coscienza illuminati dalla fede. Forse ci possono essere motivi di coscienza illuminati dalla ragione, ma tanto non basta per noi cristiani. I motivi di ragione che condusse questi medici ad operare è stata che bisogna salvare una vita,
anziché perderne due, almeno salvarne una. I motivi di fede che animavano invece il professore Marino erano che, secondo la tradizione cristiana, non sunt facenda mala ad operanda buona, cioè non si possono fare cose cattive, un'azione cattiva, per ottenere una cosa buona. I casi tipici anticamente erano questi: quando nel parto c'era da salvare o la madre o il figlio e non c'era alternativa, o si sacrificava la madre o si sacrificava il figlio, non si poteva optare né per la madre né per il figlio, si lasciava a Dio e si obbediva a Dio, cioè l'uomo non poteva intervenire, interveniva Dio, per cui non si poteva uccidere la madre per salvare il figlio, non si poteva uccidere il figlio per salvare la madre, tutto si rimetteva alla volontà di Dio, dono di Dio e la vita. Questo principio adesso viene messo in discussione da coloro che non credono, ma per chi crede è sempre valido. Bisogna obbedire a Dio più che all'uomo. È stato questo principio che ha fatto dissentire questo professore Marino dall'intervento "Lasciamo Dio padrone della vita". Io non voglio entrare in merito a questo, voglio soltanto prendere lo spunto per dire come la volontà di Dio deve predominare sulla volontà dell'uomo e che l'uomo non può intervenire quando Dio non vuole. Il principio vale per tanti altri casi. L'uomo non separa ciò che Dio ha unito. Ecco per esempio un altro caso. Matrimonio è valido e l'uomo interviene e separa ciò che Dio ha unito. La legge può anche legittimare questo fatto, però è contro la volontà di Dio. Così spesso avviene nella genetica. Dono di Dio sono i figli, ma l'uomo o la donna vogliono assolutamente un figlio e ricorrono alla scienza perché dia una mano, o meglio perché intervenga con il figlio nato con seme o proprio o altrui in maniera non naturale, cioè non è più un dono di amore, non è più il frutto dell'amore, è il frutto della tecnica dell'uomo. Questo non è conforme alla volontà di Dio. E allora il principio è quello che turba, che l'uomo può interferire nella volontà del Signore, giudicare l'operato di Dio. La volontà di Dio è agire in modo autonomo dalla volontà di Dio. È un principio che si applica a tante e tante situazioni oggi. Questo delle sorelle siamesi è un'attuazione di un principio di autonomia, come nella genetica, come in tanti altri casi. È un principio che si fa avanti e che mette in pericolo. Bisogna obbedire a Dio più che all'uomo. Io non discuto il caso, si potrebbe anche approfondire il caso. Se questo principio è valido, però prendo lo spunto di questa disobbedienza a Dio,
ne ritratteremo ancora oggi, chiamando noi tutti all'obbedienza al Signore, in conformità a Cristo. Gesù venne per fare la volontà di suo Padre. Fin dall'ingresso in questo mondo dice: Padre, io ti offro il mio corpo, perché sul rotolo del libro è scritto che io faccio la tua volontà. Tu vuoi che ti offra il mio corpo? Eccomi, io ti offro il mio corpo perché questa è la tua volontà. Nel capitolo quinto di Giovanni, Gesù, quel bellissimo discorso dopo la guarigione a Betesda del paralitico, dice: io non posso far nulla senza il mio Padre, ossia non posso fare diversamente da quello che mi ordina mio Padre, non posso far nulla di diverso. E ancora aggiunge: quello che io odo, giudico e faccio. Cioè, Cristo è in perfetta sintonia con il Padre suo. Io, Cristo Gesù, figlio di Dio, venuto in questo mondo per salvare il mondo, non posso fare nulla senza la volontà di mio Padre. Quello che piace a Lui, io faccio sempre. Ora, se Gesù, il capo dell'umanità nuova, il capo dei rinati, perché tutti siamo noi dei rinati e dobbiamo obbedire al capo, se il capo dell'umanità nuova non può far nulla senza che quello che fa lo faccia il Padre in Lui, perché il Padre che opera in Lui, quanto più noi che siamo membra sua, non dobbiamo fare quello che fa Cristo, che non può far nulla senza che piaccia al Padre. Qui c'è il grande tema dell'obbedienza. L'obbedienza a Dio, bisogna obbedire a Dio e agli uomini. Ed è su questo punto che oggi l'umanità manca. Ed è su questo punto che noi cristiani manchiamo con tanta facilità, perché siamo entrati nella ribellione, la ribellione a Dio. Siamo di nuovo divenuti il popolo ribelli a Dio, su cui domina il capo della ribellione, che è Satana. È un principio satanico che si innesta nell'umanità e fa disobbedire a Dio. E allora questa mattina noi incominciamo a riflettere sull'obbedienza di Cristo e sull'obbedienza nostra, perché in Cristo tutti dobbiamo essere obbedienti a Dio. Sull'osservanza della legge di Dio. Non possiamo evadere dalla legge del Signore, perché la legge del Signore è norma di vita ed è salvezza per noi. Non può evadere la legge del Signore qualsiasi uomo, perché la ragione dell'uomo è specchio della volontà di Dio, ma non possiamo, soprattutto noi, i rinati, trasgredire. Una volta che siamo rinati in Cristo, non possiamo disobbedire a Dio, perché siamo nella volontà di Cristo, il quale Cristo fa quello che piace al Padre. Fratelli e sorelle, io richiamo a questa obbedienza a Dio e richiamo tutti questa mattina alla purificazione della nostra volontà. Purifichiamoci e domandiamo perdono a Dio di tutte le nostre ribellioni, e chiediamo soprattutto perdono a Dio di tutto il sangue innocente sparso
e di tutti gli interventi umani sull'uomo, sulla vita dell'uomo, sulla genetica, sugli aborti, sulle manipolazioni contro la volontà di Dio, contro l'ordinamento di Dio, perché sia noi, sia l'umanità, sia purificata dal Signore e sia graziata dal Signore per questa disobbedienza che si compie contro la sua volontà. O Signore, perdonaci tutte le nostre disobbedienze. Noi ti chiediamo perdono perché abbiamo disobbedito a te e tutti i mali sono venuti su di noi a causa della nostra disobbedienza. Noi ci pentiamo di esserci alleati col grande ribelle, Satana, che conduce l'uomo verso la ribellione, come scritto nei libri santi. Noi siamo stati sottratti alla ribellione del maligno, siamo entrati sotto l'obbedienza di Cristo e vogliamo obbedire in Cristo a te, o Padre. Perdonaci tutte le nostre ribellioni. Ti chiediamo, Signore, la purificazione di tutto il sangue sparso, di tutte le manipolazioni genetiche, di tutte quelle di questi interventi che noi facciamo con la nuova scienza, nell'etica umana, nella bioetica. Chiediamo perdono perché non abbiamo avuto davanti ai nostri occhi la tua volontà. Perdonaci, oh Signore. Degnati, Signore, di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà e attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente che sazia la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza e tu intendevi offrire gli uomini, infine nell'acqua del Giordano, santificata da Cristo, hai inaugurato il sacramento della nascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete purificati d'ogni vostra colpa. Vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Leggendo il Vangelo restiamo sempre colpiti dalla netta opposizione che Cristo pone tra sé e il mondo, tra i suoi discepoli e il mondo. Una situazione inconciliabile. Non ci può essere riconciliazione tra Cristo e il mondo, tra i discepoli di Cristo e il mondo. Tanto che Cristo, quando nell'ultimo periodo della sua vita
fa la grande preghiera al Padre, la preghiera sacerdotale esclude il mondo dalla sua preghiera. Padre, non ti prego per il mondo, perché il mondo è già condannato, è perduto, perché è sotto il dominio del grande ribelle, Satana. Dunque c'è incompatibilità tra noi e il mondo, tra il nostro vedere e il vedere del mondo, tra il nostro operare e l'operare del mondo. Queste parole sono dette per noi che viviamo in questo mondo, ma non possiamo essere di questo mondo. Noi apparteniamo al mondo di Cristo, al mondo dei rinati in Cristo. Cristo ci ha sottratti al dominio di colui che ha portato gli uomini alla ribellione. Ora noi dobbiamo prendere posizione: o siamo di Cristo o siamo del mondo. Non possiamo servire Dio e il mondo. E tutto questo incomincia con la nostra mentalità. Non vogliate pensare alla maniera del mondo. Formatevi una mentalità non mondana, ma una mentalità cristica. Il vero cristiano è colui che pensa come Cristo, sente come Cristo, vuole come Cristo, perché è stato sottratto al mondo dei nati alla terra ed è rinato in lui, appartiene al mondo dei rinati. Ci sono nell'umanità due sezioni: la sezione degli uomini nati alla terra, la sezione degli uomini rinati in Cristo. Quelli che sono nati alla terra hanno una vita terrena, una vita che muore. Quelli che sono rinati in Cristo hanno una vita eterna, perché Cristo non muore più. Lui è la salvezza dell'uomo. Coloro che sono in Cristo sono dei salvati, perché rinati in Lui. Coloro che non sono in Cristo sono dei non salvati e pertanto destinati alla morte. Due mondi: il mondo dei nati, il mondo dei rinati. Il mondo dei non salvati, il mondo dei salvati. Sebbene Cristo è venuto per salvare tutti gli uomini e le porte della salvezza sono aperte a tutti gli uomini, perché Dio ama l'uomo. Però la situazione è questa: dobbiamo convincerci di questa verità. Gli uomini che appartengono ai nati di questo mondo sono sotto l'influenza, sono sempre liberi, sono sotto l'influenza del maligno, il grande ribelle a Dio. È la ribellione o l'obbedienza che segna, contraddistingue l'appartenenza alla prima sezione o alla seconda sezione. Leggiamo un testo della lettera agli Efesini, capitolo secondo. Anche voi eravate morti per le vostre colpe
e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche noi tutti un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della nostra carne e desideri cattivi, ed eravamo per questo meritevoli d'ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia per il grande amore che ci ha portato, da morti che eravamo a causa dei peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia infatti siamo stati salvati. Dunque noi che eravamo nati alla terra e con la ribellione siamo vissuti sotto il dominio del grande ribelli a Dio, per grazia siamo stati chiamati a rinascere in Cristo e sottomessi all'obbedienza di Cristo per vivere secondo Cristo. Ritorna qui il tema dell'obbedienza a Dio, che si contrappone l'obbedienza a Dio alla disobbedienza degli uomini di questo mondo a Dio, che sono sotto l'influsso del grande disobbediente, del grande ribelle. Noi invece siamo sotto l'influsso dello spirito del grande obbediente, che è Cristo Gesù, il quale disse, come dicevo già, son venuto in questo mondo per fare, o Padre, la tua volontà. Egli si è reso obbediente e con la sua obbedienza ha segnato una nuova via all'uomo, la via della salvezza. Come per la disobbedienza di uno solo, dice Paolo ai Romani, gli uomini furono costituiti peccatori, così per l'obbedienza di un nuovo uomo, Cristo Gesù, tutti sono costituiti giusti. E allora il punto di demarcazione è l'obbedienza o la disobbedienza. Vivere nella disobbedienza a Dio e appartenere al mondo dei ribelli, al mondo dei nati a questa terra e dei non rinati, degli abortivi. Invece è l'obbedienza che ci colloca nel mondo dei rinati in Cristo, dei viventi in Cristo, dei viventi per l'eternità. Noi cristiani, nella libertà che Cristo ci ha donato, abbiamo già scelto, ma dobbiamo vivere in questa libertà mantenendoci lontani dal mondo e viventi in Cristo, lontani dalla disobbedienza e viventi nell'obbedienza a Dio in Cristo Gesù. Finché non abbiamo quest'idea forza dentro di noi, siamo cristiani turbanti, cristiani a metà, di cui Cristo non ha che farsene. L'indifferentismo religioso oggi è il grande nemico della Chiesa, il grande nemico di Cristo. Non dobbiamo combattere tanto contro l'ateismo quanto contro l'indifferentismo. L'indifferentismo che
si manifesta in tutti i campi, perché noi abbiamo perduto il senso dei valori. In campo religioso, come in campo civile, tratteremo qualche volta di questo indifferentismo nel campo civile, come abbiamo dato spettacolo in questi ultimi tempi, quando abbiamo fatto il referendum. Siamo indifferenti, indifferenti. Non ci importa nulla di niente di nessuno. Siamo per conto nostro. Abbiamo perduto il senso dei valori. Ma lasciamo da parte questo discorso. È un sintomo. Quello che preoccupa è il sintomo in campo religioso. Siamo indifferenti. Non siamo né carne né pesce. Siamo superficiali. Ecco perché dobbiamo deciderci. Deciderci per Cristo. Comprometterci per Cristo. Perché siamo rinati in Cristo. Siamo viventi in Cristo. Siamo l'umanità di Cristo. Siamo gli uomini dell'eternità. Non apparteniamo a questo mondo. Apparteniamo al mondo di Cristo. Il senso dell'appartenenza, il volere camminare con i piedi in due staffe, con una staffa, non conviene. Non possiamo servire Dio e Mammona. Non possiamo essere simultaneamente del mondo e fuori del mondo, o di Cristo o del mondo, o di Mammona o di Cristo Signore. E questo in tutti i sensi. Non vogliate orante. Le guarigioni avvengono nella comunità, proprio nella didascalia egiziaca del terzo secolo. Un servizio di guarigione era composto così: era presieduto dal vescovo, c'erano i presbiteri che interpretavano la parola, i diaconi e le diaconesse che servivano, poi quelli che avevano doni carismatici, doni di conoscenza, doni di guarigione, e tutti intervenivano, tutta la comunità interveniva nel servizio di guarigione, perché era nella comunità che Gesù veniva a guarire. Questa, secondo la didascalia proprio del terzo secolo della Chiesa egiziana, lo stesso veniva a Roma. Ecco perché è la comunità, il luogo della guarigione. Gesù scende qui in mezzo a noi, e attraverso il ministero di presidenza, il ministero dei presbiteri, il ministero dei diaconi, il ministero dei profeti, il ministero di carismatici, guarisce gli ammalati. Prima il Signore annuncia, già attraverso parole di conoscenza, che intende guarire molte persone oggi, però vuole incessante preghiera da parte nostra. Queste guarigioni sono legate all'effettiva rinuncia che noi facciamo e che permettiamo, e all'effettiva preghiera della comunità. Ma sono promesse di Dio, e Dio esegue la sua promessa se noi adempiamo quanto Egli ci prescrive. E allora le guarigioni le annunciamo dopo, però il Signore intende guarire la spalla di una persona,
gli occhi di un'altra persona, il tumore all'uretere di un'altra persona, urlare tra in maternità. Il Signore dice ad una donna, va, tuo figlio vive. E così ci sono tante piccole guarigioni, però noi premettiamo a queste guarigioni già annunziate e ad altre che il Signore vuole dare la professione di fede dopo la rinuncia nella potenza di Cristo Signore, nella potenza di Dio. Fratelli carissimi, noi siamo qui davanti al Signore, abbiamo ascoltato la sua parola, Gesù che guarisce è in mezzo a noi, però il Signore vuole che noi rinnoviamo le promesse battesimali, ci distacchiamo dal mondo, dal peccato e dal maligno e aderiamo a Lui. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle distruzioni del mondo che per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana e tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signor nostro, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti. Credete nello Spirito Santo, alla Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. In questa fede vogliamo vivere e morire. Signore, eccoci qui davanti a te, noi abbiamo fatto professione di fede, vieni allora in mezzo a noi, Spirito di guarigione, Spirito Santo, vieni, noi ti presentiamo tutti i nostri ammalati, coloro che sono ammalati seriamente e vogliono ricevere come in primo piano la guarigione di Dio, si mettere qui davanti all'altare. Se c'è qualche una persona che ha dolore alla spalla, c'è qualche persona che attende la maternità, se c'è qualche persona che è affetta da tumore all'uretere o da tumore all'utero, se ci sono persone che hanno delle cisti all'ovaie, due al seno e uno all'ascella, queste persone si mettono qui davanti in modo che possiamo attirare lo sguardo del Signore su queste persone, possiamo invocare tutta la comunità per queste persone, la guarigione che viene dall'alto, ai ginocchi. Grazie Signore Gesù, perché queste persone possono adesso con più facilità, sciolti da questo male, agire, possono muovere liberamente le braccia, le gambe, soprattutto un gomito dolorante è stato risanato in questo istante. Ti ringraziamo Signore Gesù. Grazie Signore Gesù perché hai toccato gli orecchi di due persone e gli occhi di tre persone, una soprattutto che ci vedeva male, adesso ci vede più chiaramente. Grazie Signore Gesù, perché stai toccando il tumore nel colon di una persona. Grazie Signore Gesù, perché stai guarendo diverse persone dalla loro sterilità. Grazie Signore Gesù, perché sette persone sono toccate in questo momento nelle loro ciste e tante questa sera stessa non vedranno più le ciste di cui soffrono, soprattutto una donna con una grossa ciste di circa 7 centimetri scomparirà. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù perché vi assicura guarigione due tumori e soprattutto
un bambino di leucemia guarisce rapidamente. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù perché tocchi i cuori di diverse persone, li inviti a pentirsi dei loro peccati e abbiamo 3 riconciliazioni di 3 famiglie diverse. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù perché una donna viene toccata intimamente nel cuore, piange il suo peccato e dice: non mi è giovata nulla, adesso voglio tornare a te che non guarisci mai. Grazie Signore Gesù. E adesso Signore Gesù, scendi con la tua grazia su tutti noi, mandi il tuo spirito di consolazione, di fortezza su tutti noi. Vieni o Spirito Santo, spirito di grazia e di consolazione, da a tutti la gioia, la pace e la serenità. Le folle accorsero quel giorno a lui e tutti quelli della regione si affollarono attorno a lui portando tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello e quanti lo toccavano guarivano. Amen. Ecco Gesù è qui in mezzo a noi, il suo mantello è il mantello della preghiera, lui è il grande intercessore presso il Padre. Tocchiamo l'orlo del mantello di Gesù e noi saremo guariti nella fede. Fratelli e sorelle, in questo momento Gesù è qui. Stendiamo le mani, tocchiamo l'orlo del mantello di Gesù e la guarigione scenderà sopra di noi. Come quella gente nella fede, toccando l'orlo del mantello, guariva, così anche noi che abbiamo seguito Gesù, toccando l'orlo del mantello del Signore, affidandoci alla sua intercessione, guariremo dei nostri mali. Fanciulle che ascoltate, toccate il grembo del Signore, il mantello del Signore, e sarete guariti, siete sette, dalle vostre infermità interiori. Voi uomini che soffrite agli occhi e alle orecchie, alle articolazioni, toccate il lembo del mantello del Signore e sarete guariti. Signore che ci voglia guarire, io sono il tuo Dio, colui che ti guarisco. E Dio che ci vuole guarire, Dio ha già manifestato l'intenzione, la volontà di guarire molti questa mattina, vuole però che noi preghiamo e preghiamo incessantemente per ottenere quello che Dio promette di fare. Dio promette di guarire una decina di persone e più questa mattina, però vuole che noi preghiamo incessantemente perché il dono della guarigione scende effettivamente. Yashira na shimanina
ringrazio, Signore, perché se toccando le membra di alcune persone, il polmone di un uomo affetto da tumore, la gola di una donna con un nodulo, tu vuoi guarirli e li guarirai. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai toccando l'inguine di due persone e guarirai queste due persone. Grazie, Signore, perché stai concedendo la maternità ad una donna sposata da 12 anni e a che aspetta ancora un figlio e non ce l'ha. Il Signore ti allieterà. Grazie, Signore, per tutte le altre grazie che stai concedendo. Ci sono molte guarigioni fisiche, ci sono guarigioni spirituali, c'è una guarigione psicologica di una persona che temeva e il Signore dice: ci sono io, non temere più, io risolverò la tua sorte ed io ti guarderò dai nemici. Poi c'è un processo che volge al meglio per un carcerato da tanto tempo e che fa soffrire la famiglia. Nel prossimo processo la pena sarà alleviata, alcune istanze saranno così accolte e per un'altra persona ci sarà anche la liberazione da un reato non grave. Ma per questa persona, per la prima, chi ha un reato grave, ci sarà alleviamento di pena per una modificazione di giudizio nella responsabilità. Chiediamo adesso al Signore di poterle benedire per tutte le altre grazie che Egli ci va concedendo. Irrobustiamo però la nostra fede in Lui, irrobustiamo la nostra carità tra di noi, perché nella fede in Lui e nella carità tra di noi che germogliano le grazie di Dio. Alleluia. Canto numero 2. La vena da cui sgorga la sorgente, questa vena è Maria, una vena che scende dalla montagna di Dio e affiora qui sulla terra. Maria, che come la radice piantata dallo Spirito Santo, Gesù è il germoglio, ma la radice immacolata di questa pianta unica è Maria. Piantata dallo Spirito Santo qui sulla terra, dall'Immacolato che pianta l'Immacolato sulla terra, perché germoglio il Salvatore. Gesù è germoglio di una radice piantata dallo Spirito qui sulla terra. E allora attingiamo a questa sorgente nata da Maria, alla sorgente del Salvatore, cogliamo e gustiamo il frutto di quell'albero di cui la radice è Maria. E operare come Cristo, perché siamo dei nati in Cristo, non siamo dei nati in questo mondo, noi eravamo dei morti, ci dice l'Apostolo, e per la potenza di Dio siamo risuscitati, siamo rinati in Cristo e per Cristo, e per i rinati in Cristo vige un'altra legge, la legge di Cristo. Non vige più la legge di questo mondo, siamo sotto l'influsso dello Spirito di Cristo, non sotto l'influsso dello Spirito del mondo. Nel mondo domina il maligno, c'è lo Spirito del maligno, come dice il testo qui indicato della lettera agli Efesini. Nel mondo di Cristo scoppia lo Spirito di Cristo e noi siamo condotti dallo Spirito di Cristo per le vie di questo mondo e facciamo quello che piace a Cristo,
seguendo i desideri dello Spirito, guardato un esempio di obbedienza nella prima lettura. Paolo e Barnaba partono per evangelizzare. Attraversare nella Frigia la regione della grazia, avendo lo Spirito Santo vietato di predicare la parola di Dio nella Frigia e nella Galazia. E è andato ad evangelizzare la Frigia, ad evangelizzare la Galazia, ma lo Spirito Santo dice no, qui non dovete evangelizzare, ed essi obbediscono allo Spirito. E allora si raggiungono alla Misia e si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito Santo disse no, non è qui che dovete evangelizzare, e proseguono il cammino, attraversata la Siria, la Misia, discesero a Troede, vogliono restare a Troede per evangelizzare, ma lo Spirito non permette. Nella notte, una visione, ecco, un macedone dice, venite da noi. Allora lo Spirito dice, andate in Macedonia, lasciate l'Asia e approdate in Europa. È un segno, cioè un esempio, dell'obbedienza allo Spirito, dell'obbedienza a Dio. Diceva Gesù, io non faccio la mia volontà, come io odo, così io faccio. Cristo udiva il Padre e faceva quello che udiva dal Padre. Quanto più noi dobbiamo essere in ascolto, sempre in ascolto di Dio, in obbedienza a Dio, e fare giorno per giorno quello che Dio vuole che noi facciamo. Questo è essere di Cristo. E non dobbiamo dimenticarlo questo, altrimenti siamo cristiani falsi, moneta falsa, le apparenze sono di moneta buona, ma se battiamo per terra la moneta falsa, al suono subito ci accorgiamo che non si tratta di oro e d'argento, ma di piombo. E di monete false ce ne sono molte in giro. Chissà che noi non siamo una moneta falsa davanti al Signore, portiamo l'immagine di Cristo, ma invece non siamo di Cristo, siamo piombo, non siamo oro. Tutto questo ci porta a rivedere le nostre situazioni, a rivedere ciascuno di noi, ed è l'obbedienza a Cristo, l'obbedienza a Dio, che contrassegna la vita del cristiano. Vuoi tu sapere se sei cristiano? Interroga lo Spirito Santo che è dentro di te. È Lui che ti guida ed è Lui che ti porta ad obbedire a Dio. Ad occhi chiusi, come obbedire a Cristo ad occhi chiusi, colui che è la luce del mondo. Obbedire a Dio. Padre, non sono venuto per fare la mia volontà, e la volontà di Cristo era la più sacrosanta, la più giusta e la più retta, ma per fare la tua volontà. Se Cristo abdica in certa maniera la sua volontà umana per fare la volontà di Dio tuo Padre, quanto più noi. E l'obbedienza, l'unica via della salvezza, come per la disobbedienza di un uomo. Tutti siamo stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di un altro siamo tutti costituiti giusti. L'obbedienza a Dio è la via tracciata da Cristo per ritornare all'Eden, per ritornare alla patria perduta, per ritornare ad essere figli di Dio, per appartenere al mondo dei rinati, al mondo nuovo, al mondo dell'ottavo giorno, al mondo dei risuscitati in Cristo,
degli ascesi in Cristo, al Padre, dei seduti accanto a Cristo nell'eternità. Fratelli e sorelle, non tradiamo la nostra vocazione, viviamo secondo la nostra vocazione. Non viviamo con l'occhio a colui che ribelle e che domina in questo mondo. Non apparteniamo al mondo della ribellione a Dio, ma apparteniamo al mondo nuovo dell'obbedienza a Dio. Non possiamo condividere la mentalità del mondo, ma la mentalità nostra è quella di Cristo Signore, che è l'obbedienza al Padre. Ricordatevi, ricordiamoci tutti dell'obbedienza a Dio, prima Dio e poi gli uomini, prima Dio e poi il mondo, prima Dio e poi io. Dio, che illumina gli uomini che viene in questo mondo, vi dia la luce, dia a tutti la luce della vera via che dobbiamo battere per essere noi stessi, per i figli di Dio, per conquistare il regno di Dio ed essere la gloria di Dio. Amen. Parliamo anche di vocazione adesso, i nostri miei carissimi confratelli passeranno in mezzo a voi, vi diranno innanzitutto una parola sulla vocazione. Guardate, ho letto ieri la statistica delle vocazioni, un magnifico documento della CEI, edito in Presenza Cristiana, una rivista nostra, dove c'è tutto il quadro di 10 anni, dall'88 al 98, e si è da lamentare un calo delle vocazioni, soprattutto in campo femminile, e il calo è grosso, grosso, segno che il mondo opera e trae figli a Dio, anche nel campo maschile, ma di meno, c'è una diminuzione numerica di vocazioni. Invece c'è un aumento nelle vocazioni monacali, che da 5.000 in Italia sono salite a 7.000 in questo decennio, cioè la radicalità del Vangelo. Una donna o un uomo che vogliono consacrarsi a Dio preferiscono la vita contemplativa. C'è un aumento sensibile delle vocazioni claustrali, proprio di monaci e monache, perché nella vita contemplativa meglio si vive la nostra vocazione cristiana e più si giova la Chiesa, perché il nostro combattimento è contro le forze invisibili, è la grande arma della preghiera, per cui c'è un aumento di persone che radicalmente hanno detto no al mondo e si sono consacrate a Dio, mentre nelle altre forme di vita consacrata c'è una notevole diminuzione, soprattutto in campo femminile, dove si raggiunge quasi il 50% di defezione, cioè di mancamento, di diminuzione delle vocazioni, un po' meno in campo maschile. Comunque ho letto con attenzione questo quadro. E adesso do la parola a qualche mio confratello che metterà a fuoco questo problema, domanderà a voi preghiera e anche qualche contributo.